Ciao Maurizia, chi sei e come sei arrivata a questo percorso? Allora, salve a tutti, io sono Maurizia, lavoro nel mondo delle promozioni, mi occupo di un cliente del settore della grande distribuzione organizzata e sono anche una tanghera, ci tengo a precisarlo. Come sono approdata alla PNL e all'Accademia dei Coach? In maniera direi fortuita, ma penso anche che niente avvenga a caso. Leggevo la rivista di Star Bene, a cui sono abbonata, e c'erano due pagine dedicate al mondo del coaching. E poiché un anno prima avevo fatto un corso di una giornata informativo su questo mondo, ho letto avidamente l'articolo. In fondo a questo c'era un box in cui veniva informata la lettrice che le prime 10 che avrebbero scritto alla redazione, avrebbero appunto indicato il corso di proprio interesse, l'avrebbero vinto gratuitamente. E di fatto questo è avvenuto. Io ho scritto, 10 giorni dopo ho avuto la notizia e a seguire Miriam mi ha chiamata chiedendomi se appunto avevo intenzione di partecipare e anche quale fosse la motivazione. E io, come dire, ho approfittato dell'opportunità che mi era stata offerta, perché devo dire è una bella opportunità. In una parola, come descriveresti questo percorso che hai fatto? Stimolante. Dietro questa parola ci sono tutta una serie appunto di considerazioni, ma quello che mi porto a casa sono degli stimoli. Cosa ti dà? Cosa ti sei portato a casa? Visto il periodo anche in cui mi trovo attualmente di percorso mio personale, sia lavorativo che umano, mi porto a casa degli strumenti che ancora ovviamente non so utilizzare bene, ma di cui ho proprio intravisto anche le potenzialità. E quindi uno dei miei prossimi obiettivi è quello di imparare ad utilizzarli. Se incontrassi un amico, qualcuno qui fuori che conosci e che sai che potrebbe essere utile un percorso come questo, perché, come glielo consiglieresti? Cosa gli diresti? Beh, glielo consiglierei innanzitutto. Ovviamente dovrebbe incontrare una sua volontà, e glielo consiglierei nel momento in cui desiderasse approfondire la conoscenza di se stesso, di alcune dinamiche anche personali, umane, e anche molto più estese, insomma, dal mondo del lavoro e quant'altro, perché in questo corso sicuramente troverebbe le risposte più azzeccate. Sei venuta da Roma, dalla magica Roma, qua in questo mondo fatato che è Spoleto, l'Umbria. Come l'hai trovato questo luogo? Beh, lo definirei ameno, quindi piacevole, quindi dove puoi rilassarti, trovare pace, la semplicità, la convivialità, perché il gruppo che si è formato è sicuramente un gruppo coeso ed entusiasta del corso e anche della vita, direi, e sicuramente il luogo contribuisce a mettersi proprio in totale relax. A questo punto, come descriveresti Marco Valerio Ricci e Fabio De Luca che ti hanno condotto in questo viaggio? Innanzitutto delle persone serie e serene, che penso che sia uno degli aspetti anche in questo diciamo mondo non da poco, un buon connubio, perché comunque Marco Valerio Ricci ha una personalità probabilmente, vuoi anche per il tipo di ruolo che deve ricoprire, più austera, più insomma rigida. Fabio è sicuramente più creativo, ma entrambi seri, entusiasti e comunque dei professionisti del proprio lavoro. Grazie a voi.